Through one central command, you can control all of your household devices. Online access is a simple click away. At Home Electronics, we make your lives simple. Inserito di nuovo il codice sbagliato. Merda. Sì, ho visto. Arrivo. Sarò lì fra 10 minuti. Fatto. Eccellente! Ti diverti a guardare nei suoi occhioni marroni? No, ma grazie per avermi ci fatto pensare, Ray. Marcus ha gusti molto migliori. Questo ha una bella tana. Per forza, è priorità uno dopo tutto. E chi se lo scorda? Alla casa del futuro! Smart TV, smart cesso, smart lavello, smart tappeto, smart cuscini... Tutto smart! In uno di questi ci deve essere la sua impronta vocale. Scommetto che è uno di quelli che ama registrare in continuazione le sue brillanti idee. Possibile bersaglio vicino alla vostra posizione. Passo. Ho l'impa vocale, la scansione retinica e fin troppe informazioni sulla sua vita. Non ci resta che rubare l'auto. Cioè irrompere nella WP Z, dove la custodiranno in attesa del grande evento nudo di presentazione. Ah, WKZ. Ottimi fornitori di cazzate. E il loro spot informativo sulla Noodle Car diventerà una bella sputtanata sul modo in cui svalutano la vita umana. Stato. Get out!
Che c'è? Diamoci al furto d'auto, amico. La tengono nascosta in uno dei set della WKZ. È lì che aspetta solo noi. Ah, divertente. Ho sempre voluto irrompere in una rete televisiva. Visto che questa è un'occasione d'oro, ragazzi, approfittiamone e piazziamo qualche dispositivo di raccolta informazioni nella WKZ. Mi piace, apriamo le orecchie. Esatto, pensavo a un dispositivo di sorveglianza e a un software. Ti porto tutto vicino alla WKZ. Va bene, a dopo. C'è grande fermento per la corsa alle elezioni di fine mese. Nonostante alcuni nuovi candidati, la vittoria del senatore Mark Truss sembra scontata. Secondo i sondaggi online, dovrebbe mantenere la poltrona con ampio margine. Ehi, French! Cucù! Guarda qui! Scommetto che usano questi per tutte le operazioni sotto copertura. Problemi con il furgone? No, ma la WKZ ha assunto l'Umeni Zulu come sicurezza extra dopo le minacce che li ho... che hanno ricevuto. Posso? Dimmi, da quant'è che ti piacciono i bambini? Non si scherza su queste cose. Quando hai visto la lastra per la prima volta, hai riconosciuto l'action figure che avevi infilata nel retto? Sì, era quella di Wrench. Le ho trovato il nascondiglio perfetto. Wrench, hai dato la chiavetta a Marcus? Sì, sono troppo avanti! Gli dicevo appunto di infilarla in uno dei computer della WKZ. A quel punto ci penso io. Sai, se mai faranno un action figure di Wrench, è meglio che ci mettano la maschera per non spaventare i bambini. Lo dici come se fosse una cosa brutta. Bene, piazzo il microfono, metto lo spyware nel sistema e rubo un'auto fighissima usando i dati biometrici del vicepresidente Noodle. Ho scordato qualcosa? Un paio di cose, ma tranquillo. Ci ho pensato io.
Questa è una zona chiusa al pubblico. Oh! Lo vedo! Lì! Attenzione, segnalato un bersaglio precedentemente identificato alle vostre coordinate. Microfono ok. Dovrebbe andare. Cerco un riparo! Grazie! Attenzione! A terra! Attenzione! Petto colpito! Cerco riparo! Apri auto! Apri auto! E come per magia? Ta-da! Merda! L'auto non risponde! E adesso? Vrancio, dammi una mano! Cerco di sterzare, ma non succede niente! Come cazzo faccio a guidare quest'auto di merda? Ah, sì, forse va a comandi vocali. Parlale! Le parlo? Mi prendi per il culo? No, parlale e basta! Vai, auto! Sei serio? Esci dal palazzo, l'uscita più vicina. Procedo. Merda, non dalla finestra! Ah. Ero meglio io come voce dell'auto. Eri una voce dell'auto fintissima, ma sì, eri meglio! No, Cristo, gira! Centrale, stiamo inseguendo il sospetto. Centrale, squadra, attenzione, possibili sospetti nel... Portami fuori da qui, cazzo! D'accordo. Senza ammazzarmi? Saranno applicati i protocolli di sicurezza adeguati. È questo che mi fa paura. Come ti porto ai comandi manuali? Non ho capito la domanda. Centrale, il sospetto è sparito, ma non ci arrendiamo. Centrale, siamo sul posto, iniziamo a cercare. Squadra, c'è un possibile sospetto. Portami fuori da qui, cazzo! D'accordo. Senza ammazzarmi? Saranno applicati i protocolli di sicurezza adeguati. È questo che mi fa paura. Come ti porto ai comandi manuali? Non ho capito la domanda. Chiudo.
non riesco a usare il volante, cazzo! Le hai chiesto di darti il controllo? Sì, e... Non capisce la domanda. Beh, allora bypassa la guida automatica. Sei un hacker, sì o no? Sì, sì! Va bene, posso farcela prima che mi sparino. Farsi sparare è sconsigliabile e aumenta il premio dell'assicurazione. E chi te l'ha chiesto? Sì, cazzo, il controllo manuale! Dell'auto? Grande! Non chiedermi cosa ho dovuto fare per riuscirci. Mi serve aiuto! Oh, finalmente posso riprendere fiato. Stima vita! Stima vita, sì. Stavamo per controllare i punteggi della gente. Adesso ci si diverte. Poco ma sicuro. Cerchiamo la gente e basta. È meno divertente e ci sono meno filmati utili come prove. Ah, sì, hai ragione. I punteggi stima vita dovrebbero essere visibili quando hackeri uno. Il profilo non sarà accurato come quello dei dati diretti, ma indicherà se ha priorità alta, media o bassa. Dove sono i rinforzi? Il sospetto è a piedi! Lo vediamo! Ma che diavolo! Cerco un riparo! Cerco un riparo! Mi serve aiuto! Dove diavolo sono i rinforzi? È armato! Mi serve copertura! Si sta tenendo davanti per cercare il sospetto! Dato un trabajo che mi aiuti a mi famiglia da abogado. Già me ha lavorato, otra vez me ha demandato. State attenti, non può essere andato lontano. Many primary care physicians. Take advantage of our cutting-edge care thanks to our partnership with Stanford Medical Research. We care about our community. Avete visto la nuova Noodle Car che si guida da sola, collegata ai vostri dati biometrici. Vi hanno promesso sicurezza e stabilità in cambio dei vostri dati biometrici. Usando il CTOS possono sapere qualunque cosa di voi. E questo può uccidervi. La Noodle Car usa lo stima vita collegato ai dati biometrici per i suoi algoritmi. Se deve scegliere fra salvare voi e qualcun altro, uno con un punteggio stima vita più alto, voi siete morti. La vostra auto vi ucciderà per salvare qualcuno più importante di voi. Non conoscete il vostro stima vita, ma Noodle sì. Vi giudicheranno degni? Il DedSec vi ha detto la verità. Ora tocca a voi. Dove cazzo stavi tutto il tempo che mi sono fatto il culo? A fare cose. Come stanno i capelli? Lin, mi passi un pettine? No, allora fanculo! Oh no! Ne arriva uno grosso! Non lo sentite crescere? Verso sud? Da quanto tempo fai l'attore? Direi un periodo fra 1 e 30 anni, ma non è forse vero che alla fine tutti quanti recitiamo? Bam!
Alta probabilità di rovesci, alta probabilità! Se uscite vedete di ripararvi, ok? Ma Dio santo Jimmy, dove cazzo sta il mio gobbo? Lo sai che non ricordo neppure il mio nome se non me lo fanno leggere, no? Before I kissed a girl and ever ridden a bike, there was nothing about it the kid didn't like. So an obsession was born for written rhymes, ripping mics. My astute pursuit wasn't about loot to boot. I studied the game from root to fruit. People gathered in blocks. Hip-hop had the block locked and had us thinking out of the box. The time we were living in, it was a testament. Would invest in it and now they acting brand new. I'm waving the flag for the culture. They looking at me like I'm a damn fool. I seguaci del gruppo di hacker DedSec sono aumentati negli scorsi mesi. Gira voce che alcuni insider della Silicon Valley si stiano preparando a un altro attacco degli hacker. Il gruppo di hacker ha alzato il tiro per svelare presunte pratiche illegali di varie società e istituzioni. Questo ha attirato l'attenzione di molti cittadini, che ora supportano il fine del DedSec anche se non ne giustificano i mezzi.
Come va? Niente per te. Hai preso un cane? No. Sono un piccolo newbo cattivo che aspetta che l'NSA mi penetri le porte. Cittadini del mondo, siete pronti per il dead sex? Oh, non mi sembra nel vostro stile. Calmo, è a posto. Questo qui è un problema di marchio. Se qualcuno vuole mettercelo in culo, preferisco che mi guardi in faccia. Il regista è un vero pezzo di merda e uno stalker da manuale. Filmiamolo mentre lo umiliamo. Aumentiamo i follower. Non ti piace molto, eh? Ha fatto del male a una mia amica, l'ha fatta diventare una drogata. Gli ho chiuso il conto in banca, una cosa tira l'altra. E io e Francia gli abbiamo fatto esplodere la Cadillac del 72. Cazzo, come bruciava bene. 1-0 per Sitara. Ah. Sta filmando qui vicino, da BDS Mania. Voglio un grande spettacolo, Marcus. E aspetta, ma cos'è il banco dei pegni delle pornostar? Sto andando a leggere a Dolores Park. È bello. Qualche volta devi venire con me. All'inizio non è stato facile spegnere il telefonino. Continuavo a rileggere lo stesso paragrafo perché nel frattempo pensavo al gruppo su Invite. Ma è come fare ginnastica. Devi allenare il cervello a scollegarsi da internet. Che brutto. Cosa succede? Che è successo alla tua amica? Poi ti ha aiutato? Ho passato molte notti con lei. L'ho ripulita. È stato un inferno, ma ce l'abbiamo fatta. Il problema è che se ci sei passato una volta, ti basta una giornata storta per ricominciare tutto da capo. Quindi non si è ripresa? Diciamo di sì. Sta facendo progressi. Quello l'ha proprio incasinata. Umiliare quello stronzo accelererà la sua guarigione. Consideralo fatto. Autentiche star, vero? Paio sì. Magari mi fanno l'autografo. Un macio come te colleziona autografi. Che tenero. Pronto a prenderti una pallottola per loro? Sì, così sulla mia tomba ci scrivono morto per salvare una pornostar. No, grazie. La troupe sta facendo una specie di festa sul tetto. Forse c'è anche il tuo uomo lassù. No, non c'è. A parte sul set, evita le interazioni sociali come la peste. Se stanno girando qualcosa dentro, è lì che lo troverai, quel maniaco del controllo. Ok, vediamo come nasce la magia. Devo trovare del marcio su, come si chiama?
Alejandro Sboroski. Quello. E poi lo sculacciamo, letteralmente, e lo filmiamo. Serve per il video. Sicura che non vuoi essere tu a farlo? Quella là gli frantumerebbe il cranio e non sarebbe buono per la nostra immagine. Per quanto divertente. Non sta esagerando. Va bene. Quindi devo cercare di isolarlo. Se sta filmando mi toccherà ricorrere a un po' di ingegneria sociale. Ho un piano. Sentiamo. Implica un piccolo travestimento, un po' di iniziativa e un sacco di fluffing. Ma vaffanculo! Ehi, se ti trovi su una scala che balla, devi stringere forte i pioli, figliolo. No, Ray, proprio no. Forza, Sexbot. Rivelami i tuoi segreti. Scopami forte, dai! Sitara, il mio robot alieno del sesso tentacolare mi ha introdotto nella contabilità sadomaso. Recentemente sono stati depositati un sacco di soldi dei Bratva. Sta giocando sporco, li ho trasferiti su uno dei nostri conti fittizi. Scegli l'ente e fai beneficenza. Che tesoro. So già a chi darli. Ah, senti, robot alieno del sesso tentacolare. L'ho chiamato Palpax. Per forza. E adesso? Beh, ora che i soldi sono andati, posso far scappare dal set il signor Sboroski. Biglietto gratis per Inculopoli. È un gran titolo per un porno. Lancio il crowdfunding. E io partecipo. Quali sono le ricompense? Ehi, una cosa alla volta, gente. Sì. Oddio, sto per morire. Scusami, forte, dai. Possiamo fare una prova? Ok, ho appena avuto il copione. Dai, improvvisa, tanto nessuno interessa la storia. Sì, ma senza una storia dietro è solo sesso. Beh, sì. Ok, facciamo una chiama e poi DC, ok? DC. Dritto in culo. ok, allora, tutti in posizione e... motore... Azione. Ti prego, non capisci? Non posso perdere la verginità con una macchina. Sono un bravo cristiano. La Bibbia non dice niente sui robot. Va tutto bene. Ma tu non sei un robot? No, sono una macchina. Andiamo in posizione e proviamo. Dick! Wow, non è come me lo spiego. Il culo. Poi torno indietro e uso.